17 settembre. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? Il peccato dell'uomo è un potente filtro che impedisce alla verità di entrare nel suo cuore, di invadere la sua mente, di orientare la sua volontà, di determinare la sua storia. Più si pecca e più il filtro diviene agguerrito, tanto agguerrito da non lasciar penetrare nel cuore neanche il più piccolo barlume di verità. Il suo posto è fuori dell'uomo, non dentro. Un uomo senza verità è condannato alla falsità eterna. Che il cuore sia nel peccato lo attestano le parole che escono dalla sua bocca. Peccato è il cuore, peccato sono le parole. Stolto è lo spirito, stolte sono anche le frasi che da esse vengono fatte venire fuori. Sempre la parola rivela il cuore. Ci svela se in esso regna la verità oppure le tenebre, se vi è Cristo con la sua parola oppure il vizio e la trasgressione con la sua falsità e tenebre. Questa verità Gesù la proclama ai farisei con divina chiarezza. Il cattivo non può dire cose buone. Il buono non può dire cose cattive. La parola è sempre il frutto del cuore. Cuore e parola sono una cosa sola. Prendete un albero buono, anche il suo frutto sarà buono. Prendete un albero cattivo, anche il suo frutto sarà cattivo. Dal frutto, infatti, si conosce l'albero. Razza di vipere, come potete dire cose buone, voi che siete cattivi? La bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. L'uomo buono, dal suo buon tesoro, trae fuori cose buone, mentre l'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori cose cattive. Ma io vi dico, di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno rendere conto nel giorno del giudizio. Infatti, in base alle tue parole sarai giustificato, e in base alle tue parole sarai condannato. Matteo 12, 33-37. Il peccato crea nell'uomo vera insensibilità spirituale alla verità, all'amore, alla giustizia, alla misericordia, alla compassione. È inutile gridare che è cosa giusta che si facciano opere di misericordia, che ci si consacri alla verità, che ci si consegni al vero amore. L'uomo è nel peccato. Se vogliamo che diventi sensibile alla carità, alla verità, ad ogni altra virtù, è necessario che prima venga liberato dal peccato. Ora, dal peccato uno solo ci può liberare, Cristo Gesù. Lui però non ci libera attraverso un suo intervento diretto, bensì attraverso l'opera della Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Giovanni il Battista è l'uomo severo con se stesso, austero. Pratica il digiuno, la penitenza corporale. Si nutre di miele selvatico e di locuste. Cosa dice l'uomo di peccato? Che è un indemoniato. Un uomo così austero non può appartenere al Signore. Per l'uomo di peccato il suo Dio è largo, remissivo, assolve sempre. Non c'è bisogno di alcuna penitenza, né spirituale né corporale. Ogni licenza verrà assolta, ogni trasgressione è perdonata. Il peccato è parte essenziale della vita. Viene Gesù, partecipa in tutto alla vita quotidiana così come essa si svolge. Frequenta le case degli uomini, condivide con essi il cibo e le bevande, sempre però da persona virtuosa, sempre temperante in tutto. Cosa dice l'uomo di peccato? Che è un mangione e un beone, costui non può essere uomo di Dio. Gli manca l'austerità, la temperanza, ogni altra virtù nell'uso delle cose di questo mondo. Quando si giudica dal peccato, tutto viene rivestito di grande male. Il male che è nel proprio cuore viene gettato sulla persona che è dinanzi a noi. A chi dunque posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che seduti in piazza gridano gli uni agli altri così. Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto. È venuto infatti Giovanni il Battista che non mangia pane, non beve vino, e voi dite è indemoniato. È venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve e voi dite, ecco un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta da tutti i suoi figli. Luca 7:31-35. La nostra società oggi è gravissimamente ammalata di peccato.
è divenuta insensibile a Gesù Signore, al suo Vangelo, alla sua verità e carità, al suo amore ricco di misericordia e di pietà. Alla Chiesa, sacramento di Cristo, segno di Lui, sua voce e suo cuore, per togliere il peccato del mondo, la grave responsabilità della salvezza oggi. Vergine Maria, Madre della Redenzione, Angeli Santi, fateci veri nella missione.